abbozzata la Sala Vasariana ad ospitare un nuovo appuntamento con la stagione concertistica aretina, un viaggio su due note di due musicisti di caratura internazionale come la violinista Anna Tifu ed il pianista Giuseppe Andaloro. Il programma scelto dai due musicisti è stato di forte impatto e ha messo in risalto una grande varietà di possibilità tecniche dei due strumentisti. La scelta di proporre questo evento alla Sala Vasariana non è stata casuale. Questo luogo così affascinante, commenta il direttore artistico Giovanni Zanon, è acusticamente adatto alla musica da camera. Devo dire che siamo molto contenti di come è andato il concerto, anche perché c'è stata abbiamo respirato una bellissima atmosfera e questo per noi musicisti è importantissimo, poi è una sala splendida con un'acustica meravigliosa e quindi siamo contenti, il pubblico è calorosissimo, quindi siamo felici di avervi regalato, spero, un bel concerto che avete tutti apprezzato. Maestro, come si fa ad andare così all'unisono insieme? Non si studia assolutamente, questa è una cosa che viene fuori in maniera naturale, quindi bisogna avere una chimica speciale col partner inteso musicale chiaramente, quindi io ed Anna ci conosciamo da penso 20 anni, abbiamo suonato oserei dire qualche centinaio di volte anche in giro per il mondo, quindi diciamo che conosciamo bene i nostri tempi, i nostri respiri, il nostro modo di suonare lo conosciamo proprio benissimo, quindi suonare con Anna per me è facile, l'unica difficoltà è che a volte si resta ammaliati perché suona talmente bene che io che devo accompagnare devo mantenere un'attenzione, devo essere vigile perché sono un po' il direttore d'orchestra, la devo dirigere, quindi l'unica cosa difficile suonando con una violinista con cui è facile suonare perché suona troppo bene è proprio quello di lasciarsi ammaliare un po' troppo, quindi però è un complimento insomma.